Piano di Sacco nel comune di Città Sant'Angelo. L'area che vedete di fronte all'ecocentro è quella individuata per realizzare il biodigestore, impianto per lo smaltimento di 60.000 tonnellate di rifiuti organici all'anno con produzione di biogas e compost per l'agricoltura. Servirà a tutti i comuni soci di Ambiente S.p.A. che comunque entro metà agosto dovrà saldare l'acquisto del terreno. Il prezzo concordato è di circa 500.000 euro. Dopo la seduta fiume dell'ultimo consiglio comunale si sono innescate accese polemiche di chi è favorevole e di chi è critico. Ascoltiamo i due fronti, il sindaco Matteo Perazzetti e il consigliere comunale Lucio Danteo. Noi non siamo contrari perché a seguito degli incontri che abbiamo avuto con i vari esperti e l'associazione ambientalista nessuno ci ha detto che questo impianto può essere dannoso per l'ambiente. Abbiamo il timbro di Legambiente, WWF, Ambiente Vita, tante associazioni ambientaliste, così come tanti tecnici del territorio, cioè di che vivono il territorio di Città Sant'Angelo. Ecco perché, siccome ci hanno detto tutti quanti, c'è un documento di Legambiente di gennaio 2021 che sponsorizza proprio questi impianti qua, uno ne sta nascendo nel Chianti e non credo che in Toscana rovinino un marchio così importante per poi creare un danno all'economia della Toscana. Quindi siccome non c'è questa dannosità per la salute dei cittadini e per l'ambiente, abbiamo detto che si può procedere. Servirebbe tutti i comuni soci di Ambiente S.p.A., quindi anche Pescara, Montesilvano, Spoltore e altri comuni. Naturalmente l'impiantistica funziona nel momento in cui c'è un determinato quantitativo. Questo quantitativo però non è eccessivo, in quanto comunque viene confermata anche dalla stessa Ambiente nel piano che ha presentato durante i due incontri un'incidenza anche a livello di traffico, che era una delle preoccupazioni maggiori della cittadinanza, di numero 5 camion al giorno che transiterebbero sul nostro territorio alle 5 della mattina. A nome di Uniti per Città Sant'Angelo, il gruppo con Ernestina Caralla e Arianna Spacco, devo dire che noi contestiamo le modalità con le quali sono state assunte queste decisioni. Piano di Sacco è un territorio a vocazione agricola, c'è un fiume, ci sono delle abitazioni, tant'è che il sindaco solo il 7 luglio scorso scrive ad Ambiente per chiedere l'esatta localizzazione dell'impianto, la distanza delle abitazioni, e per stessa ammissione del sindaco Ambiente non risponde. Quindi se queste sono le premesse, diciamo, non andiamo affatto bene. Bisogna coinvolgere la cittadinanza, noi siamo e amministriamo in nome dei cittadini, bisogna fare un'assemblea con congruo preavviso e avvisare tutti i cittadini che potrebbero intervenire ed esprimere la loro, anche i tecnici e soprattutto i tecnici che non sono d'accordo, che non sono stati ascoltati fino a questo momento. Altra cosa da evidenziare, il Consiglio Comunale dello scorso giovedì 28 luglio, lì non è stata data la possibilità a tutti quanti i consiglieri di intervenire e di dire la loro. Questo è un fatto assai grave su un argomento importante. Noi non avevamo nel nostro programma elettorale la costruzione di un biodigestore. Questo lo dobbiamo dire ai cittadini, e quindi se c'è qualcuno che ha tradito il mandato elettorale da parte dei cittadini di Città Sant'Angelo, non è sicuramente il gruppo Uniti per Città Sant'Angelo, che anzi, rifacendosi al programma elettorale, deve far emergere che noi eravamo attenti alle situazioni ambientaliste, e l'abbiamo scritto anche nel nostro programma elettorale.